Essere comunità, lavorare insieme, fare rete, evitare il vizietto di denigrare tutto e tutti, recuperare il valore e il sentimento dell'unità. È stato questo il filo conduttore dello spettacolo Miseria e Nobiltà, messo in scena dalla compagnia teatrale Risveglio, del Centro Sociale Anziani di Sulmona e dell'Associazione Culturale Arianna. Una partnership che va avanti da 4 anni e sta dando i suoi frutti. Un patto che mira ad abbattere la solitudine, ma anche a realizzare il famoso teatro di società, cavallo di battaglia della presidente dell'Arianna, Marisa Azzurlo. Domani ti vado a spegnere tutto. Bravo Felino! A rischio di farmi prestare i soldi da Pasquazzi. Bravo Felino! Lasciala perdere! Mettendo in atto una collaborazione che dura ormai da 4 anni fra l'associazione Arianna e la compagnia Il Risveglio del Centro Sociale Anziani. E questo non è stato difficile, perché poi quando ci si mette insieme su obiettivi comuni si va avanti. E il nostro, difatti, è un teatro di società, è da diverso tempo che lo dico. È un teatro dove possono intervenire anziani, meno anziani, bambini, giovani. E il napoletano non era proprio... spesso lo ripete, gli anziani sono una grande risorsa. E ci credo anch'io, che sono proprio una parte più solida della società. Ma la commedia segna anche il riscatto del centro anziani, come ha ricordato il presidente pro tempore Giacomo Spinosa, che prendendo la parola ha detto a chiare lettere che qualcuno vuole la distruzione di una realtà che funziona e ha lanciato l'appello per una Sulmona più unita. Applausi a scena aperta hanno accompagnato l'intero spettacolo. A Sulmona abbiamo un difetto, il difetto di non essere comunità. Che cosa voglio dire? Voi sapete benissimo quante diatribe ci escono qui. Una volta per tutte sarebbe il caso di lasciare da parte i colori, gli spettucci e di essere veramente comunità, farci il bene, volerci bene e rispettarci gli uni con gli altri. A fare gli onori di casa l'assessore comunale Antonio Angelone, che si è complimentato con tutti gli attori. Posso soltanto augurare che il centro degli anziani possa riprendere l'attività, soprattutto con la serenità e con l'auspicio di crescere sempre di più.